inauguriamo oggi l'attività di Alternativamente, la nostra neonata associazione culturale. Io sono David Metelli e sono il vicepresidente. Vi presenterò brevemente i nostri scopi in assenza del nostro presidente Marco Ambrogioni, che in questo momento è impossibilitato a presenziare per motivi lavorativi. Questa associazione nasce con l'obiettivo di approfondire argomenti che di rado vengono trattati dai normali canali informativi, stimolando la curiosità nella mente delle persone e tentando insieme di trovare le risposte alle domande che sorgeranno. Oggi facciamo il primo passo di un cammino che ha la finalità di renderci consapevoli di chi siamo, dove viviamo, dove stiamo andando e in che modo lo stiamo facendo. Come primo evento abbiamo deciso di trattare l'argomento signoraggio. Ai più sembrerà un azzardo partire proprio da qui, ma ci è sembrato opportuno approfondire una tematica che direttamente o indirettamente è alla base del nostro vivere e che ancora oggi la maggioranza delle persone non conoscono nemmeno. Accoglierei con un applauso il dottor Salvatore Pandurro. Laureato in economia e commercio presso l'Università Partenope di Napoli, che ci esporrà la sua tesi di laurea dal titolo La Banca d'Italia e il signoraggio del nuovo ordine mondiale. Grazie per essere qui. Un ringraziamento ai soci fondatori che hanno reso possibile la nascita dell'associazione, alla libreria Carnevali che ci ha permesso di utilizzare i suoi spazi, a tutti coloro che ci hanno aiutato ed appoggiato nella realizzazione dell'evento ed un particolare ringraziamento a tutti voi che siete venuti. Lascio la parola al dottor Salvatore Tamburro. Grazie ovviamente all'associazione per l'invito e a voi per essere qui. Oggi cercheremo un po' di analizzare questi due argomenti principali. Uno è quello della truffa del signoraggio, definita da Boom la truffa del secolo, e cercheremo un po' di analizzare di cosa si tratta. E poi la seconda parte della conferenza invece riguarderà il discorso riferito al nuovo ordine mondiale, quindi questa sorta di governo ombra insito nelle istituzioni principali a livello internazionale, istituzioni alcune che sono conosciute, altre che sono meno conosciute. Quindi cercheremo un po' di capire come è strutturato questa forma di governo occulto che sono alcune. Quindi partiamo un po' con ad analizzare diciamo, la truffa del signoraggio, però per arrivare al concetto chiave io farò un breve preambolo per quanto riguarda la nascita del nostro principale istituto bancario, della Banca d'Italia, poi passeremo a parlare della BCE, della Banca Centrale Europea, e poi analizzeremo un po' più nel dettaglio il discorso del signoraggio stesso. Allora, per quanto riguarda io ho preparato delle slide, spero. Per quanto riguarda invece cominciamo con le origini della Banca d'Italia. Allora, la Banca d'Italia si sa è il nostro istituto principale, molti però non sanno che questa Banca d'Italia ha avuto delle origini un poco complicate. Io ho giusto segnato delle date per arrivare poi al concetto di Banca d'Italia così come oggi lo conosciamo. La storia comincia dal 1849, quando in pratica in Piemonte si forma la Banca Nazionale degli Stati Sardi, banca nella quale lo stesso Cavour aveva degli interessi, interessi proprio in quella banca, che in pratica impose al Parlamento Savoiardo di affidare a tale istituzione i compiti di tesoreria dello Stato. Che si fece? Si fece che a quei tempi diciamo, l'emissione della carta moneta veniva fatta solo dal Piemonte, quindi dalla Banca Nazionale degli Stati Sardi, mentre c'era al sud il Banco delle Due Sicilie, che all'epoca ancora non era diviso in Banco di Napoli e Banco di Sicilia, che invece già si occupava dell'emissione a livello di carta moneta, quindi non era moneta cartacea ma era ancora moneta metallica. Diciamo, la lotta era tra questi due istituti per diventare l'istituto principale che poi doveva poi diventare la Banca d'Italia a tutti gli effetti. Le origini partono quindi dal 1849 finché non si arriva al 1861 con l'unificazione con l'Unità d'Italia, in cui in pratica confluiscono nella Banca Nazionale degli Stati Sardi altre due banche, che sono la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana per il credito dell'industria e del commercio. Si arriva al 1926, in cui in realtà Cavour fa in modo di impedire
al Banco delle Due Sicilie di trasformare tutto, diciamo, quella carta moneta emessa, sto parlando del Banco delle Due Sicilie come moneta metallica, emessa, e trasformarla e riconvertirla in moneta cartacea. Se questo fosse avvenuto, il Banco delle Due Sicilie sarebbe diventato l'istituto principale della nostra penisola, quindi, però questo appunto fu impedito, e quindi Cavour fece in modo che la banca principale divenne la Banca Nazionale degli Stati Sardi, che nel 1893 in realtà subì un semplice cambio di denominazione, perché ha detto che esistevano le cosiddette società anonime, che altro non erano che le attuali SPA, società per azioni. Quindi da questo semplice cambio di denominazione la Banca d'Italia divenne poi l'istituto principale a gestire i servizi di tesoreria dello Stato. Per gestire i servizi di tesoreria dello Stato. Si arriva infine al... non farla troppo lunga, cioè, per quanto riguarda la storia della Banca d'Italia, si arriva infine al 1936, in cui in realtà questa istituzione, formata sotto forma di società anonima, alias, anche possiamo definire SPA, società per azioni, acquisisce il titolo di ente di diritto pubblico, quindi in teoria figura come un ente di diritto pubblico, però altro non era che una società in cui c'erano degli interessi privati all'interno. E possiamo meglio capire andando avanti e analizzando, diciamo, la situazione della Banca d'Italia proprio come adesso, diciamo, negli ultimi anni, in cui se si va a analizzare già solo le funzioni della Banca d'Italia, a parte le funzioni di emissione di banconote e politica monetaria, quindi già questo è un potere molto importante che viene affidato alla Banca d'Italia, io ho sottolineato in questo caso la funzione di vigilanza creditizia e finanziaria, perché voglio analizzare un attimo questo aspetto. Poi c'è la funzione di tesoreria statale, i servizi attinenti alla gestione del debito, eccetera, eccetera. Però molti si chiedono, ma diciamo, se la Banca d'Italia può essere in grado di gestire questo compito di vigilanza creditizia, nonostante la struttura interna, nonostante la sua struttura interna. Perché? Se noi andiamo a prendere l'articolo 5 del testo unico bancario, vediamo che la Banca d'Italia deve avere riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, quindi in pratica deve vigilare sull'operato sia delle banche commerciali e ovviamente degli interessi dei correntisti che siamo noi. Però questo, diciamo, si genera una sorta di conflitto di interessi. Perché? Perché se uno va a analizzare poi la struttura della Banca d'Italia, si vede in realtà che i soggetti su cui la Banca d'Italia dovrebbe vigilare, dovrebbe controllare, sono gli stessi che in realtà in un certo qual modo vigilano sulla Banca d'Italia stessa, perché detengono delle quote dei pacchetti azionari della Banca d'Italia. E poi vedremo perché, diciamo, tutto questo contrasta anche con lo stesso statuto della Banca d'Italia. Una persona che si chiamava Fulvio Contorti di Mediobanca nel 2005, diciamo, voleva un po' analizzare le percentuali che le diverse banche commerciali avessero in Banca Italia. Quindi poi stilò una lista che è quella che vedete, questa è quella aggiornata, la potete trovare pure sul sito ufficiale della Banca d'Italia, questa lista, in cui si vede in pratica chi sono i partecipanti della Banca d'Italia. Potete semplicemente attraverso un campo analizzare anche le quote di partecipazione di queste banche commerciali al pacchetto azionario di Banca d'Italia. Poi potete vedere la maggior parte delle quote, nella lista trovate tutte SPA, sono tutte società per azioni, tutte banche commerciali. In testa ci sta Intesa San Paolo con un 30%, Unicredit, Assicurazioni Generali, Cassa di Risparmio in Bologna e l'Inps. Perché sottolineo l'Inps? Perché se noi andiamo ad analizzare l'articolo 3 dello Statuto della Banca d'Italia, che cosa si legge? Si legge che, questo io ho messo delle croci sopra, delle righe, perché è stato modificato. Le parti, diciamo, con le righe nere sopra sono le parti che sono state cancellate completamente.
Perché dico questo? Perché l'articolo 3 dello Statuto di Banca Italia diceva che il capitale della Banca d'Italia, vabbè, dice come sono gestite le quote di partecipazione. Dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da cassa di risparmio, istituti di credito, società per azioni esercenti attività bancarie, istituti di assicurazione. Il trasferimento delle quote spiega, diciamo, come viene gestito. La parte in rosso è molto importante, perché che cosa dice? In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza delle partecipazioni maggioritarie al capitale della Banca d'Italia da parte di enti pubblici o società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici. Quindi questa è una parte di questo articolo, che cosa dice? Dice che la maggioranza delle quote delle azioni di Banca d'Italia deve stare in mano pubblica. Questo purtroppo non avviene, perché se noi ritorniamo alla lista dei partecipanti della Banca d'Italia, si vede come in realtà l'unica quota in mano pubblica è quella dell'INPS. Voi potete vedere l'INPS ha circa un 5%, mentre il 95% è in mano di privati, di SPA, società per azioni. Quindi questo contrasta nettamente con quanto detto per anni e anni dallo Statuto di Banca d'Italia. Alla fine che hanno fatto? Nel dicembre del 2006 hanno modificato questo statuto e hanno ben pensato di eliminare le parti in cui, diciamo, questa cosa contrastava con l'azionariato stesso, e hanno cancellato in parte proprio quelle parti che voi vedete rigate, sono rimaste solo la struttura, come vengono gestite le quote, il trasferimento delle quote, basta. Tutte queste altre parti sono state cancellate. Si è cercato di andare avanti su questo discorso anche riferito alla nazionalizzazione della Banca d'Italia, perché fu proposta la legge 262 del 2005. Che cosa diceva? L'articolo 19 di questa legge diceva: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, legge 23 agosto 1988, numero 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge delle quote di partecipazione al capitale tra Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da enti pubblici. Che cosa voleva significare questo articolo? Cioè che entro 3 anni da questa legge, quindi entro il 2008, la Banca d'Italia doveva ritornare ad essere pubblica, doveva essere, diciamo, proprio secondo quanto sanciva lo statuto. E quindi si cercava, in un certo qual modo, si è cercato comunque di quantificare il valore di queste azioni della Banca d'Italia che erano contenute, diciamo che erano detenute in mano privata. Quindi fu fatta tutta una serie di ipotesi, per esempio Tremonti cercò di quantificare il valore di queste azioni in 800 milioni di euro, l'AVI, l'Associazione Bancaria Italiana, disattenzione, ovviamente difendeva le banche, disattenzione, il valore di queste azioni dovrebbe aggirarsi dai 10 ai 23 miliardi di euro. Giusto per citarvi invece un parere opposto, l'Associazione di Difesa dei Consumatori disse: però attenzione, se alla fine queste azioni sono messe all'asta e la Banca d'Italia deve diventare una banca pubblica, l'unico in grado di acquisire queste azioni è lo Stato, il quale Stato può anche promuovere ogni azione a un euro, quindi entrare in possesso di tutto il pacchetto azionario di Banca d'Italia e quindi finalmente nazionalizzare l'istituto principale del nostro paese. Sono scaduti i termini di legge la legge 262, non si è fatto nulla, anche perché ormai con la Banca Centrale Europea la Banca d'Italia ha perso quel valore che aveva prima, in quanto tuttora anche il TUR, il tasso di interesse, il tasso ufficiale di riferimento, che è quello che quantifica il valore del denaro, non è più gestito dalla Banca d'Italia ma dalla BCE, cioè dalla Banca Centrale Europea. Quindi in realtà tutti i poteri in ambito di politica monetaria sono stati trasferiti dalla Banca d'Italia alla BCE. Quindi in realtà la Banca d'Italia diciamo ormai non è altro che una sorta di stanza di compensazione della Banca Centrale Europea. Quindi diciamo si è deciso di lasciare perdere questo discorso sulla nazionalizzazione. Analizzando invece, passando un po' il discorso sulla BCE, il Trattato di Maastricht, Unione Europea, si è visto che col Trattato di Maastricht, che è entrato in vigore nel 1993,
le banche centrali hanno diciamo, aumentato la loro autonomia dal potere dei singoli stati, perché anche